buongiorno, ben arrivati. Buongiorno. Come sempre ci troviamo al santo. Io ringrazio tutti i presenti. Vorrei vedervi davanti a un tableau enorme di cinghiali. Spariamo avanti e dietro dove si permette. L'animale, se deve andare via, vada via, non è un problema. Ma dopo piangere non ci fa piacere, sia per i cani, ancor più naturalmente per gli uomini. Quindi la sicurezza innanzitutto. Io voglio ringraziare il nostro Federico Cusimano. È stato il primo anni fa a portare a tenere a battesimo la nuova gestione della tenuta al santo. Io lo voglio ringraziare perché è stato un grandissimo. Ringrazio la famiglia Franchi che ha preso questo impegno e lo porta avanti in una maniera eccellente. Ve lo dice lo Stato italiano: per avere la licenza di caccia bisogna essere dei galantuomini. Se usassero lo stesso metodo con cui ci selezionano per darci la licenza di porto d'armi per andare in Parlamento, molti di noi alle prossime elezioni dovrebbero sedere in Parlamento. Noi siamo una massa di galantuomini. Ricordatevelo sempre. Quando dicono il contrario, ricordiamoci sempre che noi siamo tutti i 650.000 cacciatori sono dei galantuomini. Vi porto il saluto di Caccia e Pesca, di Sky, e in bocca al lupo a tutti, e viva Maria! Quando sparate al cinghiale, va bene, intanto dite viva Maria, e quindi loro sanno che è morto, quindi non si preoccupano di andare a vedere i cappahani, non si preoccupano di capire che è successo, se è ferito o non è ferito. Quindi viva Maria, perché in Toscana si dice sì, viva Maria. Quello che vorrei fare, per non essere ripetitivo a quello che è già stato detto, perché è stato detto gran parte, è fare un ringraziamento ai nostri compagni di caccia che sono i cani e i conduttori dei cani che spesso vengono uccisi o anche feriti, e questo penso che sia doveroso fargli un applauso perché sono loro. Grazie a tutti e viva Maria. In bocca al lupo a tutti. Viva Maria e questo dal via. Bravo. Oh.
Oi. Bello. È un guerro. Ringraziamo gli amici della Riserva Il Santo per averci regalato queste due fantastiche giornate di caccia al cinghiale. Noi ovviamente ci rivediamo come di consueto ogni mercoledì alle 22 su Rete Sole e nel frattempo non dimenticate di seguirci su tutti i nostri profili social, Facebook, Twitter, Instagram e ovviamente sul nostro canale YouTube. Da Martina Tiberi è tutto, ci rivediamo la prossima volta.